Straccetti di pollo con torretta di agrumi e una buona casa zuppa speziata. Cosa c'è di meglio per riscaldare l'inverno che sta ormai incombendo? Beh, ci sono anche gli agrumi, quindi un po' di vitamine che non guastano. Ma adesso basta chiacchierare, di chiacchiere ne faremo abbastanza in cucina. È ora di fare la spesa. E tu? Sei d'accordo con me, vero? Andiamo! Buongiorno! Oggi mi servono 4 fette di petto di pollo. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Speziata. Andiamo a prendere le spezie. Oggi mi servono tantissime spezie, ma so che tu hai tutto. Bene. Allora, cominciamo con la curcuma, paprika dolce, cumino e coriandolo. La curcuma e il coriandolo nella tua zuppa speziata. Grazie, vieni, Anna. E saluti a Duilio. Senza altro, grazie. Ciao Katia. Ciao. Ti facciamo shopping da te, vero? Chi mi serve? Il pompelmo, le arance, il limone, prezzemolo e valeriana. Paio che non guasta mai averne uno in più. Ecco qua. Grazie Katia. Grazie, a presto, ciao. Straccetti di pollo comprati, agrumi presi, le spezie ci sono, andiamo in cucina. Buongiorno Ilenia! Buongiorno! E buongiorno a tutti i nostri telespettatori di Due Chiacchiere in Cucina. Allora, ho fatto i compiti per casa, sì. Ecco la spesa. Grazie mille, hai fatto ecco un po' di fatica visto il peso, ho sentito. Un po' sì, insomma, c'erano dei begli ingredienti che abbiamo trovato, naturalmente tutto a chilometri zero, tutti i prodotti del territorio, tutti i prodotti di stagione, che sono i nostri pilastri, i nostri comandamenti. Esatto. Come stai allora? Molto bene. Tutto bene? Io sono pronta, basta, ti ho già fatto il caffè, vorrei... Ricordiamo invece a casa cosa cucineremo oggi. Bravissima, allora... degli straccetti di pollo marinati appunto nello yogurt e nella birra. E poi una zuppa speziata di lenticchie, quindi anche questo in così questo ci caso. Riscalda adesso. Brava. Che arriva il freddo. Hai preso un po' di pioggia, ho visto il tempo un po', beh, oddio, la stagione è quella, E allora è pronta per riscaldarti. Bello caldo, beh, ma tanto sì, attenzione. Quando... No, ma qua non mi scotto, guarda. Ah, fantastico, fatto apposta. Vai, vado a conoscere l'ospite di oggi, okay. Vedrai che puntata tra letteratura, giornalismo e buona cucina. Fantastico. Quindi, perfetto per noi. Benissimo, a dopo. Allora, ti aspettiamo. Ciao. Ciao. Benvenuti nel salottino di Due Chiacchiere in Cucina. Siamo con il nostro ospite di oggi, Antonio Gioco. Benvenuto, ciao. Benvenuto Antonio. Grazie. Antonio Gioco è l'organizzatore di un premio molto importante a Verona, un premio giornalistico letterario che affonda le sue radici negli anni 60 e ha una storia davvero, davvero particolare, il premio 12 Apostoli. Certo, abbiamo appena archiviato la 38esima edizione. 38esima edizione. È nato nel 68, c'è stato qualche piccolo...
qualche piccola sosta, però siamo arrivati alla 38esima edizione e con dei nomi non da poco, Michele Serra e Claudio Bisio. Quest'anno sì. Accidenti, allora direi che per iniziare intanto un gusto di caffè, Antonio, così aggiungiamo un po' di emozione a questo nostro incontro. Questo premio è nato in seno al vostro ristorante, che è un ristorante storico nel cuore di Verona, i 12 Apostoli, appunto. Sì, 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 sì. 12 Apostoli è la giuria. Che è la giuria, infatti. Per cui pensa che nel 68 si sono trovati in mano il papà con Cesare Marchi, un suo amico. Giorgio Gioco, il mitico Giorgio Gioco. Giorgio Gioco, certo. Cesare Marchi. Si sono trovati in mano un vecchio libro del nonno con una dedica che diceva: se fossi vissuto a Verona invece del premio Bagutta avrei fondato il premio dei 12 Apostoli. Questo 1937 è firmata da Orio Vergani. Orio Vergani, possiamo dire, il Montanelli della prima metà del Novecento, insomma. Quindi grazie a questa frase di Orio Vergani è nato questo premio 12 Apostoli. E adesso ne scopriremo di più. Prima però un minutino di pubblicità, restate con noi. Eccoci qui, Ilenia. Buongiorno. Antonio Gioco, la nostra Masterchef Ilenia Bazzacco. Benvenuto nella nostra cucina. Spero di non rovinarvi le ricette. No, ma scherziamo, assolutamente. Allora, cosa dici? Iniziamo subito? Io ho il mio grembiule. Sì. Vedo che... Io mi sono portato il mio da casa. Perché devi sapere, Ilenia, che Antonio Gioco... Sì, in cucina ci sono in cucina c'è nato, praticamente. Quindi hai messo in difficoltà oggi. No, vedrai che sarà una puntata bellissima anche da casa. Spazio. Quindi ristoratore o... Ristoratore. Fantastico. E organizzatore del premio 12 Apostoli. Quello di cui parleremo oggi, di questo premio tra giornalismo, letteratura e buona cucina, anche perché ci sono dei menù proprio inventati per l'occasione. Esatto, vedrai, non ci stancheremo. Allora, un attimo, mi preparo anch'io, comincio ad avere anche un po' caldo. No, più che altro, cioè, non cucinerei mica così tutta... Ma io sono freddolosa. Sono proprio felice. Non so, tu hai già accennato cosa andremo a preparare? Ho già accennato brevemente, ai nostri amici da casa. Assolutamente sì. Però io direi che invece facciamo un bel elenco degli ingredienti. Assolutamente sì. Gli ingredienti per gli straciti di pollo sono 4 fette di petto di pollo, un vasetto di yogurt al naturale, un limone, prezzemolo fresco, sale, pepe, 50 ml di birra bionda, 50 g di semi di sesamo, una confezione di valeriana, un pompelmo, un'arancia bionda, olio extravergine d'oliva. Molto bene, Antonio, molto bene, Eleni. Adesso ci laviamo le mani prima di iniziare a cucinare. Prego, sì. Antonio. Ecco, qui c'è il sapone e qui il... L'asciugamano. Allora, molto bene. Mi piacciono questi straccetti, anche visto? Perché possono, cioè, un pasto leggero, veloce. Assolutamente, quindi... ma anche molto, molto salutare come pasto. Esatto, perché abbiniamo appunto le proteine della carne bianca, tra l'altro, con verdure e agrumi. Noi che siamo perfettamente di stagione. Siamo anche molto attenti al bilanciamento con il nostro tecnologo alimentare che ci dà sempre i nostri suggerimenti. Adesso mi lavo le mani. Sì. Così intanto, perché grazie. Anche Anna qualche volta si diletta a cucinare, ad aiutarmi. Io normalmente guardo e poi assaggio. Fantastico. Io faccio controllo qualità. Sì, tanto anche. Allora, posso chiedere una cortesia di darmi una mano di lavare il prezzemolo e poi tritarlo in maniera abbastanza sottile, che così poi andiamo a incorporarlo all'interno. Allora, Antonio, intanto, mentre laviamo il prezzemolo e Elena inizia a preparare questa ricetta... Preparo la marinatura prima di tutto. Ah, ok. Allora, facci vedere. Sì, 2 secondi, poi non vi interrompo. Così, prima di iniziare a chiacchierare. Bravissima. Allora, yogurt, aggiungeremo la birra, il succo e la scorza di un limone. Naturalmente, lo ripetiamo sempre, non trattato e possibilmente violento. Attenzione, molto importante. Non regoliamo subito di sale e pepe, lo regoliamo poi quando andiamo in cottura. E se i tempi lo concedono, praticamente mezz'ora in frigorifero a marinare. Questo perché questo appunto andrà l'ideale. Noi naturalmente abbiamo poco andiamo tempo, quindi... Bravissima.
Si vede che a mano. Attenzione. Sì, infatti, ero tanto preoccupato, ma cosa mi fate fare? Ma proprio tu, Antonio, devi avere paura di mettere le mani in cucina, che sei cresciuto tra i fornelli, e che fornelli, quelli dei 12 apostoli. Ma io so... Sì. Che tra i tanti personaggi che sono transitati nelle cantine del ristorante ce ne sono, cioè, di personaggi con la P maiuscola, anche Gabriele D'Annunzio. Insomma, se torniamo indietro nella storia. Se torniamo indietro nella storia. Allora, torniamo, cominciamo a tornare indietro nella storia, poi pian piano andiamo avanti. La nostra storia inizia nel 1920. Il nonno prende questo locale, questa sorta di osteria dove si poteva consumare un bicchiere di vino. Ed un piatto di minestra, aiutato da un signore, lui era cameriere in un albergo della città, che spettacolo. E questo signore che l'ha aiutato dandogli una firma di avallo e che gli ha reso possibile acquistare questo 12 apostoli si chiamava Arnoldo Mondadori, per cui insomma la storia inizia proprio lì. E per cui Mondadori, poi sai, Gabriele D'Annunzio, Hemingway, Ezra Pound, passano è bellissimo lì, perché le cantine del ristorante hanno questa bacheca con tutte penne di personaggi che sono transitati, quindi cioè c'è la penna di Hemingway, io quando mi ci sono ritrovata davanti... Mi sono inchinata perché sono penne che parlano, hanno una vibrazione loro. Le abbiamo chiamate le penne che parlano. Vedi, proprio, sì, perché ti trasmettono un'emozione, insomma. E Gabriele D'Annunzio? Quella abbiamo solo una dedica. Ah sì? Abbiamo una dedica indirizzata al nonno Antonio. Che si chiamava come te, Come me, esatto. Ad Antonio Gioco, il giocatore da mio rischio, Gabriele D'Annunzio, 1935. Incredibile. Che poi D'Annunzio ha vissuto anche per un periodo ad Asolo. Io non lo sapevo. È cittadino del mondo D'Annunzio. Assolutamente sì. Quello più che altro. Mondo. Però era ispirato tantissimo appunto al mio paese, che è chiamato il paese dei 100 orizzonti, e quindi prendeva ispirazione da... È uno dei più bei posti d'Italia. È uno dei borghi più belli d'Italia. Certo. Deve venire a trovarmi. Mi manca. Abbiamo dei posti in Italia stupendi, ci seguono dal Veneto, dalle Marche, dal Trentino Alto Adige, dal Friuli, insomma, dall'Emilia Romagna, abbiamo posti meravigliosi in tutte queste regioni e siamo fortunati ad abitare in Italia. Direi. Proprio fortunati. Direi, sì, sì. Ma senti, allora raccontaci com'è inizio questo premio. Facciamo una premessa, abbiamo appena finito la 38esima edizione, 38esima, sì, giusto? 38esima edizione, sì, 38esima edizione. Quest'anno è stata la volta di giornalista Serra, Michele Serra, che appunto ha il suo spazio su Repubblica Lamaca. Serra. Sì, ma soprattutto... Infatti, ti interrompo, perché qui io vorrei far vedere ai nostri amici che ci seguono da casa. Va bene. Lamaca. Lo metto qui. È qui, quindi fatela vedere perché è stupenda. Voi fate ogni volta, fate vero Antonio, fate questi vini, li fate... Poi, insomma, sì, è una maniera per dare un benvenuto agli avventori, no? Aspetta, si vedono bene? Questo è il vino che ho fatto. E poi c'è la marca che unisce questi due personaggi. Perché? Perché Serra ha scritto un libro che si chiama Gli Sdraiati. Quindi è un po' sdraiato. La maca, sì, cioè... però lo unisce a Bisio, perché Bisio rappresenterà in teatro un monologo che si chiama Father and Son, su musiche di Cat Stevens, che è tratto dal libro di Michele Serra. Per cui per la prima volta questi... I due premiati si danno il braccetto, insomma. Ecco, sono qua dobbiamo assieme. Cucinare perché allora, vedo che noi abbiamo incorporato. Si sta chiacchierando troppo. Ma è bello sentirvi. Allora, abbiamo incorporato all'interno dello yogurt, della birra, della scorza, del succo di limone, il prezzemolo tritato. Okay. E adesso andiamo ad aggiungere gli straccetti di pollo. Non li abbiamo tagliati troppo sottilmente perché è bene anche ritrovarli. E adesso li lasciamo possibilmente marinare per almeno mezz'ora. Nel frattempo, che perlomeno, visti i tempi tecnici, li lasciamo almeno 5 minuti, ci occupiamo dei nostri agrumi, perché essendo comunque una pietanza leggera e comunque dobbiamo dare un attimo di freschezza anche al piatto, l'accompagniamo con una insalata di valeriana,
ok? E arancia e che è il periodo, è il periodo. Questo intanto, Ilenia, cosa puoi faccio? Spostarlo, lo lasciamo qui? Sì. Allora, possibilmente andrebbe messa in frigorifero, coperta da pellicola. Alla telecamera qui, ragazzi, tutto ok? Ah, perché qui ci bastona. Esatto. Poi, ecco, allora, il nostro cameraman Giuseppe, nelle pause, ci ha chiamato due viperi in cucina, invece che due chiacchiere in cucina. Simpatico, vero? Simpaticissimo. Meraviglioso. Vero, Giuseppe? No, pian piano li conoscerete anche voi, sì. Ecco. Allora, in questo caso non ci serve lavarle, serve sempre dare una minima di pulizia, però sono biologiche, esattamente. Quindi, insomma, siamo a anche... noi non servirà la scorza, perché andremo a tagliarle a vivo. Ok. Ok, quindi andiamo a tagliare i due lati. Che vuoi una mano, io sono a tua disposizione. Meraviglioso. Ecco, a tua disposizione. Anche il coltello così. Questo lo cambiamo coltello perché con quello così. Sì. E poi cosa facciamo? Prendiamo i lati. Facci vedere bene, Ilenia, come stai tagliando. Sì. Così, vero? Andiamo a togliere la parte della scorza con la parte bianca. Bianca, quindi perché la parte è un bianca po' amara da mangiare poi con l'insalata. Allora Antonio, raccontaci un po' come funziona questo premio, perché premio 12 apostoli, ci sono gli apostoli. Ci sono gli apostoli, beh, è fondamentale la giuria in un premio letterario. Che è la giuria? Ma la giuria, allora, è un premio letterario che ha cadenza annuale, quindi cadenza annuale, ogni anno. Esatto, la giuria è fatta da 12 giornalisti e non solo. Per dirti, è iniziata nel 68 con Montanelli, con Biasi, con Ascimbeni. Adesso naturalmente la natura ci porta a ricambio cambiare, generazionale. A cambiare infatti e leggo, adesso c'è... Eccoli qua, gli apostoli. Gianluigi Beccaria, Marzio Breda, Quirinalista e Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, si sa. Luca Goldoni, Massimo Gramellini della Stampa, Stefano Lorenzetto, Milo Manara, Alfredo Meocci, Ettore Mo, Lorenzo Reggiani, Sergio Romano e Vittorio Zucconi. Insomma, gli apostoli ci sono. Sono 12, quindi ci siamo. Bella giuria. Ecco giuria. Qua. Tra l'altro, ecco, io vedo. Beh, insomma, intanto dopo parleremo dei menù. E perché scelgono, questa giuria sceglie fra tre proposte che noi facciamo, per cui votano. Ecco, quindi in un momento di convivio. Esatto, scelgono. Qua Ilenia, allora, facciamo il punto. Allora, noi abbiamo tagliato appunto le rondelle di agrumi, arancia e pompelmo in questo caso. Scaldiamo un filo d'olio in una padella antiaderente, okay, in questo caso, e andiamo a versare il pollo con tutta la marinatura. Perfetto. Ok? Qua proprio tutto quanto? Tutto. Ah, così. Non è che bisogna scolare? Cose no, 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 anche perché questo fa sì che ammorbidisca e i succhi della carne creino naturalmente una cremina... Sai io cosa faccio con una cosa del genere? Faccio il pollo al curry così. Sì, puoi aggiungere anche qui delle spezie, quindi... Che ingredienti particolari. Sì. E proprio di ingredienti adesso andiamo a parlare, perché abbiamo il nostro angolo dedicato alle prelibatezze del territorio. Ben ritrovati nel salottino di Due Chiacchiere in Cucina. Con noi oggi Francesco Sitta, presidente della Strada del Vino di Arcole. Oggi noi parliamo di un prodotto molto particolare e molto famoso, che è quello, il vino di Arcole, e naturalmente parliamo soprattutto di territorio, quello della Strada del Vino di Arcole. Arcole però è un territorio conosciuto oltre Alpe. Sì, sì, dici bene Anna, è un territorio conosciuto oltre Alpe, soprattutto in Francia, perché le gesta di Napoleone fatte nella famosa battaglia di Arcole ha segnato un punto importante della storia. Ecco, chiunque di voi vada a Parigi soffermi nell'Arco di Trionfo e cerchi bene, perché c'è scritto Arcole, Caldiero, tutti i luoghi delle battaglie di Napoleone. Sì. E su questi luoghi di battaglia poi sono sorti questi vini. In quelle colline sono stati coltivati questi vigneti che hanno prodotto questi vini. Ma la Strada del Vino di Arcole ha anche un vasto programma di eventi. Sì, sì, la Strada del Vino nasce appunto per promuovere il territorio, il vino e tutti i prodotti che il territorio offre, anche per offrire la possibilità a chi vuole venire a conoscere, così ad apprezzare quello che il territorio può e a gustare quel territorio può offrire. Questo è un territorio, contrariamente a quanto uno può pensare, che offre in realtà molte così peculiarità da scoprire, molti segreti, molte leggende. Beh, a parte... Ci racconti
Sì, anche i nostri amici che ci seguono dalle Marche, dal Friuli, dal Trentino, sì, che sì. magari non conoscono giustamente Arcole o lo conoscono appunto per le gesta napoleoniche, oggi noi diamo qualche chicca. Sì, Arcole vale la pena di fare una tappa, di visitarlo appunto per andare a vedere le gesta di Napoleone. È importante, ad Arcole c'è anche un piccolo museo dedicato alla battaglia, quindi ci può anche un visitatore che viene dall'esterno, diciamo, ha la possibilità anche di approfondire gli avvenimenti accaduti. Quindi Ma gusti, sapori e territorio. E so che voi siete stati anche premiati. Sì, 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 questa è stata una sorpresa, perché noi in realtà cerchiamo sempre di lavorare così sotto traccia per il territorio. Abbiamo avuto un importante, direi, riconoscimento che ci ha dato veramente molta soddisfazione. Siamo stati premiati come una delle migliori strade del vino del Veneto al Salone Internazionale delle Vacanze di Lugano in Svizzera, quindi riconoscimento che ci è arrivato anche oltre frontiera, che ci ha fatto particolarmente piacere. Quindi fiore all'occhiello del Veneto, ma naturalmente anche fiore all'occhiello dell'Italia, questo ci piace ricordarlo. Allora, noi per il momento abbiamo finito il nostro angolo dedicato alle specialità, alle prelibatezze, e ci vediamo in cucina da Ilenia. Profumino, Ilenia, che profumino! Bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, il nostro piatto di oggi È praticamente pronto. Regoliamo di sale di pepe con noi Antonio Gioco del premio 12 Apostoli, che si è appena svolto un'edizione molto interessante, quella di quest'anno, come ogni anno tra l'altro. Vediamo queste striscioline di pollo marinate, vero Ilenia? Nel yogurt e birra e succo di limone. Ma sai che si sente proprio gli effluvi di limone? Ma sì, buonissimo. Anche perché la scorza stessa contiene tutti gli oli essenziali, quindi molto più profumata. Prendo il piatto e siamo quasi pronti per impiattare. Ok, piatto allora, e poi impiattiamo, che qua cominciamo a avere fame, Cominciamo a avere fame. Qui abbiamo sempre fame. Che strano. È diverso. Allora, abbiamo la nostra... Antonio, prego, che ti rubo il posto da... Io guardo. Valeriana. Prendiamo il nostro olio, sale e pepe. Quindi... Chi non avesse la valeriana? Va bene anche la rucola dell'insalatina. L'importante è che non sia troppo presente come sapore, cioè che non vada a coprire quello che appunto è il pollo e l'agrume. Qui la condiamo normalmente? Normale, semplice. Poi se noi volessimo possiamo dare anche un tocco con dell'aceto balsamico. Non quella, cioè proprio quello buono. Qualche goccia. Sì. Olio. Adesso mettiamo un ciuffetto, poco proprio, di valeriana. Certo. Qua la classe non è acqua, vedi? Sì, sì, sì. Mettiamo una fettina di arancio. Anzi, di pompelmo, in questo caso pompelmo rosa, che è un po' più dolce rispetto al pompelmo quello giallo, ancora. Ci mettiamo sotto. Sì. Ma è praticamente una specie di mille foglie. Esatto. Vado. Quindi molto rinfrescante, sì. Mettiamo l'ultimo. Questa vuole cadere giù. E un piatto, andiamo lo ricordiamo. Sì, un altro ciuffettino, poi basta. Lo ricordiamo, e Antonio lo sa benissimo, che ci deve essere il piacere per il palato, ma anche il piacere per gli occhi. Assolutamente colorato. E adesso i nostri straccetti. No, vado bene anche con questo, è abbastanza... Non voglio eccedere con la quantità. C'è ancora un po' di prezzemolo oppure l'abbiamo finito tutto? Mi sa che l'abbiamo finito. L'abbiamo finito tutto, non importa. Mettiamo un ciuffettino di valeriana, se avanza, che così diamo un tocco di colore piccolino anche a quello che può essere la nostra verdura, il nostro pollo, scusate. Puliamo, mi passi un Scottex perché la pulizia del piatto, vero, è sempre fondamentale. E adesso un piccolo tocco con i semi di sesamo. Touche final, tocco finale. Voilà. Anche perché diamo un piccolo tocco di croccante al piatto. Sono quelle cose che... Se non ci fossero, mancherebbero proprio. Assolutamente. Perché il tocco finale ci sta sempre. Eccolo, esatto. Qui il nostro piatto. Fantastico. Facilissimo, buono e fresco. E anche leggero. E adesso che vino ci ammiamo? A parte quello di Michele Serra. Sì. Beh, io quello, ma abbiamo un angolo di tutto rispetto. L'angolo con il nostro sommelier.
Grazie Ilenia e grazie Anna per questo bellissimo piatto che mi avete portato. Sono degli straccetti di pollo con del soncino e un mix, una selezione di agrumi. Abbiamo moltissimi colori nel contorno, nell'accompagnamento e una base di carne bianca. Carni bianche che sono state particolarmente apprezzate a livello salutistico negli ultimi tempi, che però presentano poco sapore se vengono preparate senza un particolare condimento. Qui abbiamo delle spezie, abbiamo della preparazione con un minimo di grassi e abbiamo tutto questo colore nell'insalatina verde fresca e tenera e questa acidità quasi croccante all'interno degli agrumi. Questi agrumi che vedete sotto la cupoletta, che però in bocca vanno a stemperare, ad arricchire tutte le proprietà di questo pollo preparato a tocchettini, a pezzettini. Mi sono chiesta per un po' di tempo quale sarebbe stato l'abbinamento migliore e poi ho puntato decisamente sulla Doc Merlara e sulla sua punta di diamante bianca, un Malvasia Merlara Doc. È un vino che viene da lontano perché arriva direttamente dalle sabbie dell'Istria, sabbie che gli danno particolare morbidezza e tutta la vicinanza del mare che gli dona quel tocco di salmastro, di brezza marina, di iodio che ci ricorda tantissimo le passeggiate che facciamo d'inverno quando andiamo a fare una gita al mare. È un vino decisamente morbido, carezzevole, non troppo alcolico, va ad aggiungere quel tocco di sapidità e mineralità ad un piatto che è già molto bello presentato in questo modo, va a rendere ancora più gradevole l'acidità di questi bellissimi agrumi che sono stati utilizzati e naturalmente rende il tutto armonico, colorato, profumato, dotato di un'aromaticità che non potremmo trovare in nessun'altra tipologia di vino. A tra poco per il prossimo abbinamento. Benvenuti nel nostro angolo dedicato al benessere alimentare. Con noi abbiamo Giovanni Mastronardi, il nostro tecnologo alimentare. Ormai ti conoscono tutti come il CSI dell'alimentazione, così ti abbiamo presentato. Ben ritornato. Buongiorno. Eccoci, Giovanni Mastronardi naturalmente è anche docente all'Istituto Alberghiero Artusi di Recuaro Terme. Di cosa parliamo oggi? Beh, alcuni accorgimenti come valutare la freschezza del pesce. Oh, ecco, questo ci interessa, noi che nelle nostre ricette ogni tanto abbiamo il pesce, mi mandano al mercato a prendere il pesce. Come io riconosco un pesce fresco? Allora, ci sono alcuni accorgimenti da prendere in considerazione. Più che altro sono tutti aspetti legati all'analisi sensoriale. Quindi si vanno a valutare dei marcatori di qualità, cioè indici di freschezza che sono legati alla presenza dell'occhio, quindi il colore dell'occhio, la forma dell'occhio nello stesso tempo. Se è opaco è quello che dobbiamo guardare. Allora, se va a guardare un pesce fresco presenta un colore vivo, nero, senza presenza di macchie rosse, perché questo denota un senso non di freschezza, ma bensì il pesce quando è stato pescato ha sofferto. Cioè, quindi, come noi quando facciamo una serata e facciamo le ore piccole, il giorno dopo abbiamo gli occhi rossi. Esattamente. E quando c'è questo, ma così anche il pesce. Esatto, esatto. Quindi quando c'è questo problema della sofferenza, poi vengono compromesse le qualità organolettiche della carne. Molto importante è l'epidermide, quindi non ci devono essere desquamazioni, assolutamente, e nello stesso tempo si va a guardare il colore e l'odore delle branchie. La presenza di aspetti di mucilagine, quindi del muco presente, quindi ha una colorazione gialla all'interno delle branchie, denota la presenza di batteri. Batteri che stanno degradando quindi il nostro prodotto. Non bene. Ma se ci danno il filetto? Come possiamo riconoscere, al di là dell'odore, che credo che sia la prima cosa, giusto? Sì, l'odore, e nello stesso tempo si va a guardare più che altro la presenza di acqua. Spesso vengono venduti pesci freschi decongelati. Un modo per capire se il pesce è stato preventivamente congelato e poi venduto per fresco: si fa una pressione con il dito nella carne e se esce molto liquido,
quindi c'è stata molta ritenzione idrica, c'è successo che comunque è avvenuto un congelamento. Ah, vedi, però una prova anche pratica per capire un po' se il pesce, se il filetto che ci danno è fresco oppure no. Questo è molto interessante da capire a casa. Invece lo scongelamento l'avevamo affrontato già in un'altra puntata, in un'altra pillola di benessere alimentare. E, detto questo, cos'altro c'è da sapere? Beh, si consiglia anche il consumo almeno 3 volte alla settimana di pesce, perché innanzitutto è un prodotto di origine animale ricco di proteine di alto valore biologico, quindi ricco di aminoacidi essenziali. Fa bene. Esattamente. E nello stesso tempo è anche ricco di acidi grassi essenziali, quindi previene le malattie legate a problemi di cardiopatie e abbassa sicuramente il colesterolo nel sangue. E va benissimo per tutti. Pesce fresco, pesce congelato, surgelato, e va bene per tutti. E allora noi ci rivediamo in cucina. Bentornati due chiacchiere in cucina, con noi ancora Antonio Gioco del premio 12 Apostoli, la nostra MasterChef di Vienna Balzacco, sempre qui, e la nostra seconda ricetta. Sì, una zuppa speziata di lenticchie, quindi utilizzeremo le lenticchie rosse, in questo caso decorticate, e molte spezie. E allora prendete carta e penna e prendete nota degli ingredienti. 300 g di lenticchie rosse, 2 patate, un trito di cipolla, sedano e carota, mezzo cucchiaino di cumino, mezzo cucchiaino di paprika dolce, mezzo cucchiaino di curcuma, mezzo cucchiaino di coriandolo, prezzemolo fresco, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, sale. Molto bene Eleni, allora adesso cominciamo subito il procedimento della ricetta. Ok, chiedo Antonio sempre un grande aiuto. La rubo la ricetta. Sarei onoratissima. Trito di sedano, carota e cipolla per cortesia. Intanto io vado a tostare i semini di cumino e di coriandolo, ok? Perché i semi vanno sempre tostati per far uscire i vari ci sapori. Antonio, ma che bel grembiule che hai! Che bello del nostro quadrettino! Nord Europa. Ah sì? Ha una storia anche questo grembiule? Sì, è una storia. Raccontaci un po'. È un portato da mio figlio, che è stato in un bellissimo luogo a Stoccolma, è stato affascinato da questi cuochi, grembiulati che stavano alle braci, e ne ha portato a casa uno. Insomma. Procediamo intanto, così guadagniamo tempo. Questo lo sposto intanto. E quindi insomma ogni cosa ha una storia da voi, è davvero incredibile. Devo venirvi a trovare assolutamente, perché secondo volentieri, me caspita, no, beh, sì, volentieri. È un posto speciale, vero? È volentieri. Un posto davvero speciale. E raccontaci, noi siamo rimasti prima a questo premio 12 Apostoli, quindi questa giuria che si ritrova in questo convivio una volta all'anno, certo, e sceglie quelli che sono i premiati, perché quelli il premio premiati giornalistico letterario da un giornalista. Esatto, poi abbiamo aggiunto in qualche anno fa un'edizione legata al personaggio del mondo all'arte, dell'arte, riconoscimento all'arte. Arte in senso lato, arte che può essere, in questo caso è un attore, ma è stato un disegnatore anche, Milo Manara, è stato un regista, Ermanno Olmi, c'è stata quell'edizione, guarda, Ermanno Olmi e Massimo Gramellini, è stata un'edizione fantastica. Meraviglioso. Sì, sì, sì. Meraviglioso. E per cui poi c'è stata anche una bellissima edizione con Giannelli, il vignettista del Corriere della Sera. Ma incredibile. Fantastica persona anche questa. Tutti i personaggi che sono passati da voi, da Indro Montanelli. Io so che però abbiamo in archivio un filmato storico dei 12 Apostoli in cui si vedono dei personaggi... Vedrete, come dicevo prima, con la P maiuscola, adesso la regia ce lo manda subito. Tra lo sballottolare dei coperchi e i vapori in fuga dalla cucina, Franco, Giorgio Gioco e Cesare Marchi hanno l'intuizione. Verona merita un premio. Il nome è già stato annunciato come una profezia. 12 Apostoli. Deciso il premio, bisogna scegliere i giurati, anzi, gli apostoli. A tavola siedono grandi penne, scrittori, letterati, giornalisti. Giulio Nascimbeni, Indro Montanelli, Cesare Marchi, Enzo Biagi, Gaetano Dumiati, Gino Bogoni, Luciano Albertini, Carlo De... Mamma, fantastico però vedere tutti quei personaggi, mamma mia, proprio... Aspetta, questa è il top, però... È da pelare, sì. Allora, qui cosa stiamo facendo, Ilenia? Qui adesso affettiamo le patate, giusto? Esattamente, piccoli dadini, che così riusciamo ad avere una cottura molto più veloce. Ok. Nel frattempo
I semini sono già stati tostati e iniziamo a procedere appunto con la cottura, con la preparazione della zuppa. Sì. Sai che ho rifatto a casa la ricetta, quella degli gnocchi con farina di castagne e pinoli? Sì. Sono riuscita a bruciare i pinoli. Non, mi sono distratta un attimo, però erano belli croccanti? Croccanti, non erano cattivi, dai. No, ma devono proprio tostare velocissimamente, non devi assolutamente bruciarli perché... Ecco, io ricordo che le nostre ricette, se non le trovate subito, aspettate qualche giorno perché abbiamo bisogno di qualche tempo tecnico. Però le ritrovate su internet, sul nostro sito di 7 Gold Telepadova, mi raccomando. Quindi se vi siete persi qualcosa, andate a vederle lì. Allora, io adesso faccio una porzione un po' più ridotta, ok? La cosa importante, quando andiamo a fare anche delle zuppe o di minestroni, io consiglio sempre di tostare un attimino le verdure per sigillare, come facciamo poi anche con la carne. Questo perché? Perché così tutti i succhi e tutte le vitamine rimangono all'interno appunto dei pezzettini di verdura e trattiene ancora più il sapore e quindi anche le proprietà. Assolutamente sì. Quindi, siccome noi mangiamo bene, mangiamo sano, dobbiamo assolutamente conservare il più possibile. A proposito di cibo, io ritorno qua dal nostro Antonio Gioco per il 12 Apostoli. Mi metto qui. Allora, ti disturbo se No, vai. Perché dovete sapere, visto che noi siamo in cucina e facciamo due chiacchiere in cucina, dovete sapere che ci sono dei menù per celebrare questo premio che si fa appunto, si celebra al ristorante 12 Apostoli, c'è un menù apposito, quindi un piatto di rispetto. Due fette di passione, tutte diciamo ingredienti legati a quello che è la vita professionale e il libro soprattutto di questi due personaggi, il libro di Serra e lo spettacolo di Viso. Chi è la mente di questo menù? No, beh, questo menù esce bravissimo. Perché voglio togliere il cibo dal tavolo e voglio la tavolata. Cioè, più che tavola mi interessa la tavolata, nel senso lo stare insieme, insomma. Ecco. Tutto questo è meraviglioso. Quindi un piatto di rispetto, due fette di passione, questo è il menù del premio di quest'anno. Dopo ci sarà, il cibo ci sarà comunque, insomma. Tre forchette di ironia, un bicchiere di tolleranza, una tazzina di curiosità. Certo. Potrebbe un po' essere anche il nostro menù, vero? Mamma, veramente, no. una tazzina di curiosità, sicuro. Beh, su quelle c'è una caraffa di curiosità, sì. Direi. Non deve mai mancare, eh? In picciona come posso sole. Chiederti, mettiamo direttamente così. Sì, senza... guarda. Vai. Vado? Vai. Vado? Sì, tutto. Semplifichiamoci la vita. Assolutamente sì, come faremo a casa, no? Esatto. Tanto alla fine è a casa che dobbiamo cucinare queste ricette, quindi dobbiamo renderle fattibile quello che noi vogliamo fare, rendere fattibile la grande cucina, la cucina da Masterchef, renderla fattibile per tutti i giorni per casa nostra. Assolutamente. Antonio, io ti lascio, vado a vedere cosa sta combinando Ilenia. Vedi? Adesso noi lo rosoliamo leggermente, patate, sedano, carota e cipolla e poi andiamo ad aggiungere le lenticchie. In questo caso sono lenticchie rosse decorticate. Senti, quindi spiegami una cosa, perché io ho un po' di problemi con tutti quelli che sono questi legumi qua. Io li devo mettere a mollo? Allora, queste non... Allora, per quanto riguarda le lenticchie, perlomeno queste decorticate no, perché comunque sono molto morbide. Okay. E se vogliamo mantenere e trovare poi anche la lenticchia, è meglio di no. Tutti gli altri legumi, assolutamente sì, se sono appunto secchi. Quindi è una zuppa prêt-à-porter questa? Assolutamente. Cioè, anche perché poi o la serviamo a pezzettini così, oppure la possiamo frullare e rendere una crema. Possiamo aggiungerci, volendo, anche dei cereali. Che buono! Anche dell'orzo, della quinoa. Questo mi fa particolarmente felice perché, cioè, tu sai, noi giornalisti, e anche tuo nipote lo sa benissimo, abbiamo una vita piuttosto sregolata. Quindi noi arriviamo anche di corsa. Ristoratori. Però ristoratori. Almeno voi siete in cucina, noi proprio arriviamo. Posso bere un po' di acqua da quella bacinella? Noi arriviamo a casa, frigo vuoto, tristezza. Panico, telefono da una parte che squilla, notizia da una parte, blocco dall'altra, ed è così. Io quando torno a casa da una serata di lavoro mi fermo a prendermi un pezzettino di pizza, non ci crederà nessuno, ma è così. Ma guarda, cos'è il proverbio? Allora, c'è un periodo che i miei figli dicono un altro pochino di acqua. Dicono, lo sai mamma che mi chiedono in tanti, ma come sei fortunato, perché hai una mamma che cucina bene, sì, per gli altri.
perché poi alla fine effettivamente anche loro si devono accontentare. Muoviamoci presto che tempus fugit, qua il tempo non è mai dalla nostra parte. Lenticchie, in questo caso non le mettiamo tutte. Posso svelarvi un retroscena di Due Chiacchiere in Cucina? Che sono qua con i cartelli muoversi. Meno chiacchiere, più cucina. Che poi mettere un titolo, Due Chiacchiere con due donne in cucina. Sì, cioè, è un rischio, ce l'hanno rischiata grossa qui, direi. Mettiamo. Ve la siete voluta. Il concentrato di pomodoro, meglio se triplo. Triplo concentrato, perché c'è il doppio e il triplo, assolutamente sì. Vedi. Quindi dà sapore ed anche colore, soprattutto. Ok, perché questo adesso andrà a cuocere almeno, per chi è a casa, almeno 2 ore, 2 ore e mezza, anche 3, proprio con calma, fuoco lento. Se avete un fuoco, proprio fuoco in una induzione, mettete addirittura lo spargifiamma. Proprio perché deve andare molto molto lenta, deve asciugare. Quindi adesso possiamo chiudere. Adesso mettiamo anche i semini. E si fa andare. Esattamente. Un po' di curcuma che dà ulteriore colore. Quindi appena arrivate a casa mettete subito sulla zuppa e poi cominciate a preparare la tavola, a preparare altre cose. Ma qui si può preparare anche in grandi quantità, perché poi si può tranquillamente surgelare nelle monoporzioni. E questo ci piace perché ci facilita un po' assolutamente. La vita. Assolutamente. Servita con dei crostini ed è pronto. Allora qua, mentre cuoce, guardate che colori meravigliosi. Io prego di fare un primo piano su questi colori stupendi. Vero? Perché finché questi cuociono, noi ci prendiamo giusto un minuto di pubblicità, ma restate con noi. Intanto questi effluvi fanno bene anche le spezie. Assolutamente sì. Ma fa benissimo. Benissimo. Bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Stiamo concludendo la nostra ricetta, la nostra zuppa speziata. Assolutamente sì, è già pronta. Perfetto. Adesso sta tritando del prezzemolo. Antonio sta tritando del prezzemolo fresco e lo andiamo ad aggiungere. E basta semplicemente impiattare, siamo a posto. Guarda che mano che hai. Che... Due. Un grande aiuto oggi, veramente. Oh no. Fantastico. Tra l'altro, noi qua lanciamo un appello che non è mai stato fatto prima. Siccome per il premio 12 Apostoli, il premio 12 Apostoli in 38 edizioni ha avuto solo una donna premiata, noi che siamo una condizione in rosa, lanciamo l'appello a tutti i nostri ascoltatori affinché diano la loro candidatura sulla pagina Facebook del premio 12 in numero sempre Apostoli. Date la vostra candidatura a una candidatura femminile per l'anno prossimo. Giornalista e personaggio del mondo dell'arte. Ecco, quindi una giornalista donna, quindi scrivete il nome della giornalista che più amate, che ritenete adatta per questo premio giornalistico letterario molto importante e che ha una sua storia tutta particolare, e anche un premio dedicato all'arte, quindi un'attrice, una cantante, però quindi in rosa, femminile, va bene? Facciamo così? Proviamo. Tanto, l'anno prossimo tanto ci ritroveremo qui perché tu sarai ancora nostro ospite. Assolutamente. Noi ti prenotiamo già. Guarda, wow, guarda che colori. Vero? Questa, sì. Mamma che profumata. Poi se si vuole si possono aggiungere anche dei crostini magari di pane tostati, un filo. Esatto, adesso. Ecco, ma aspettavo il tocco del maestro. Prego. Questo? Antonio. Wow. Ce n'è dentro? Sì. Ah, beh. Che olio ci va qui? Un olio fruttato, secondo fruttato, me, ben se presente. Si può, fruttato. Sì. Spremitura a freddo, naturalmente. Fantastico. Allora, questo è il nostro secondo piatto e adesso sentiamo la nostra sommelier che cosa ci consiglia. Anche qui in rosa, vero? Ilenia, Anna, finalmente la zuppa, non c'è niente di meglio per un autunno che sta andando verso l'inverno, sensazioni calde, belle e colorate. Abbiamo tutto questo arancio, ci ricorda tantissimo le foglie dei viali, anche quando c'è un po' di pioggia, perché poi quell'elemento di verde delle foglie che andiamo a calpestare ce lo ritroviamo nell'aroma che sentiamo nei piatti, che sentiamo nei vini. Allora, questa è una zuppa, come mi avete raccontato, preparata con delle lenticchie rosse e con patate.
sprecate, anche qui dentro abbiamo sprecato quasi le spezie. E anche qui la scelta dell'abbinamento per quanto riguardava il vino non è stata così semplice. Ho scelto un bianco anche per questo piatto, cambiando completamente la tipologia di DOC, quindi la tipologia di territorio. Siamo sempre in una zona di pianura per quanto riguarda la produzione e ho scelto uno Chardonnay della DOC Arcole. Voglio proprio vederlo mentre lo verso nel bicchiere, così bello, giallo, limpido. È quasi una magia nell'ascoltarlo mentre scende e si infrange nelle pareti del bicchiere. È uno Chardonnay, un vitigno internazionale che in questa DOC in particolare assume delle caratteristiche di velluto, di morbidezza, è decisamente carezzevole. Il colore va a richiamare le parti più chiare, le parti più generose e più coinvolgenti del piatto che è stato preparato. Anche questa piccola foglia di sedano che va a richiamare i tocchi verdi di questa tipologia di vino, ma andiamo a sentirlo. È una sinfonia di fiori, è una sinfonia di frutta bianca, ci ricorda qualche cosa anche di leggermente esotico, ma soprattutto le mele di questa zona, soprattutto la pera, soprattutto quella pesca che ricordiamo ci arriva dall'estate, quando l'abbiamo consumata con voluttà e il ricordo diventa molto ma molto più morbido e molto più stemperato. È un vino che si presenta con un'alcolicità anche in questo caso non eccessiva, non alta, una freschezza deliziosa che va ad accompagnare per quanto riguarda il profumo e la tenue aromaticità, tutte le spezie che troviamo dentro a questo piatto, e per quanto riguarda le sensazioni in bocca, morbidezza, velluto come vi ho detto prima, e una lunghezza che naturalmente non può far che desiderare l'arrivo dell'inverno, e penso proprio che ci vedremo alla prossima puntata. Eccoci ritornati in cucina, Ilenia, piatti leggeri, di stagione, colorati, gustosi, colorati, oggi abbiamo veramente raggiunto il top. Beh, sei divertito? Sono divertito, ecco, quello ti ho detto che ruberò qualche, qualche segreto, cosa, E allora facciamo un riassunto di queste due ricette, Ilenia. Sì, iniziamo prima di tutto dal pollo, abbiamo messo a marinare le fettine di pollo con yogurt, birra, succo e scorza di limone, successivamente le abbiamo praticamente rosolate in padella finché il sughetto è diventato bello, si era preso. Successivo abbiamo appunto pelato a vivo sia il pompelmo che l'arancia, l'abbiamo condito la valeriana e poi l'abbiamo composta a strati. Una specie di mille foglie. Esattamente, polverizzata con dei semini di sesamo, il piatto è pronto. Per quanto riguarda invece la zuppa speziata, abbiamo tostato sedano, carota e cipolla, la patata con un po' di olio. Abbiamo aggiunto le lenticchie, le abbiamo coperte di acqua e messo le spezie, quindi tutte quelle che abbiamo citato negli ingredienti, un filo d'olio e la zuppa è pronta. E la zuppa è pronta, il pranzo o la cena sono serviti. Sì. Ricordiamo che questa zuppa, come giustamente hai detto, si può anche conservare, congelare al momento opportuno per chi non ha tempo, come purtroppo oggi succede praticamente sempre. Sì, è un'emergenza che può essere sempre pronta. Dai, ci aiutiamo. Non ha detto un ingrediente principale che io ho visto che ha usato. Quale? La passione. Grazie. Fantastico, che è quello che voi mettete in ogni edizione del premio, quello che voi mettete in cucina a 12 Apostoli di Verona. Grazie. Allora, noi vi salutiamo, ma prima di dirci a domani, vi ricordiamo di guardare sul nostro sito internet, ossia www.7goldtelepadova.tv, lì potete trovare le nostre ricette, potete trovare anche la registrazione di questa puntata, quindi se vi siete persi qualche passaggio date un'occhiata al sito e naturalmente mettete un like sulla pagina Facebook, mi raccomando. 2 il numero Chiacchiere in Cucina. E aspettiamo i vostri piatti. Eh sì, fate la fotina, io voglio vederli fatti da voi e voglio vedere la vostra foto sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando. Ciao. Grazie mille. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie Antonio. Ciao. Fantastico. Grazie mille. Grazie. Ma mica finita qui, dai, mangiamo. Sì, dai.